mia bustona di prodotti finiti, vi salutiamo. Come al solito arrivo sempre con una accumulata di roba da mostrarvi. Comincio subito con le cose di trucco, proprio perché appunto ne ho qualcuna da mostrarvi, quindi comincio subito con le cose di trucco. Allora, ho finito questa BB cream della Garnier, insomma, che è famosissima, insomma, tantissimi di voi sicuramente l'avranno provata, ed è la Miracle Skin Perfection per Combination Tool Oil Skin, quindi praticamente per la pelle mista. E niente, devo dire che non era per niente malvagia, insomma, adesso dopo un po', verso la fine mi ero stufata di usarla, però devo dire che nel complesso non era per niente malvagia. Ovviamente in coprenza di una BB cream, cioè una roba molto leggera, ma comunque nel complesso non era malvagia. La mia era nella colorazione Light Claire, niente di trascendentale, però aveva anche tra l'altro un profumo molto buono, quindi per quello altri punti in più, perché comunque se un prodotto ha un cattivo odore vi fa anche schifo utilizzarlo sulla pelle. Invece un prodotto di trucco di cui vi ho già parlato, forse se non mi sbaglio, ma che per devo assolutamente bocciare, cioè ragazzi, non so cosa dirvi, a me non è piaciuto, magari sono stata sfortunata io, non lo so. Comunque è il Better Than Sex, il mascara famosissimo della Too Faced, che niente, è fatto così lo scovolino. Io, meno male che me l'ha comprato mia mamma per Natale, perché se avessi dovuto spenderci io dei soldi mi sarebbero girate ancora di più le scatole. Ho provato a utilizzarlo all'inizio e niente, già insomma all'inizio non mi piaceva, ma ho detto vabbè, di solito il mascara bisogna dargli un po' di tempo. Io l'ho dato un po' di tempo, ma ragazzi, cioè a me veramente non piace, cioè sì, nel senso, non è un cattivo mascara, però ne ho provati di meglio che costano anche meno, cioè vi incurva abbastanza bene, ma neanche poi così tanto bene, cioè ho provato mascara molto più incurvanti, molto meglio di questi, insomma. Tra l'altro la cosa che mi ha lasciato un po' lì è che comunque mi si è seccato abbastanza velocemente. Quello che avevo preso io della Yves Saint Laurent, che magari costa un filino in più, ok, però fanno sempre comunque parte di quei mascara abbastanza costosi, quello che avevo preso io appunto per il mio matrimonio della Yves Saint Laurent, quello veramente era una figata stratosferica, mi è durato una vita, quindi 100.000 volte quello piuttosto che questo, cioè piuttosto ci attacco appunto quei 5-6 euro in più e mi compro quello di Yves Saint Laurent piuttosto che questo, che veramente un mascara di Essence 100.000 volte meglio di questo. Ho finito poi questo gloss della Kiko, voi non ci crederete, sì, ho finito un prodotto per le labbra. Allora, se lo guardate così vi sembra che ci sia ancora della roba dentro, ma fidatevi, ci ho messo tutto il mio impegno per prendere quella roba lì, ma non ce la posso fare. Quindi niente, è finito, è un gloss appunto di questi qua della linea Extra Volume Lip Gloss, ed è il numero 18 in particolar modo, praticamente me lo sono messo nella borsa, ogni tanto me lo davo su per andare al lavoro, così. È di questo colorino rosino molto chiaro, molto tenue, che dà proprio quell'effetto vetro che a me piace tantissimo. Ho finito poi lo Stay All Day 16 Ore Long Lasting della Essence, questo correttore, sì, alla fine è un correttore illuminante appunto che io usavo nella zona sotto gli occhi, che come illuminante va da Dio, ma le occhiaie non è che me le copre particolarmente, vi dico la verità. C'erano anche dei giorni in cui mi capitava che mi andasse nelle pieghette sotto gli occhi, dipendeva un po' da... appunto dai giorni, vi dico, a volte lo mettevo anche sotto ad un altro correttore un po' più aranciato, a volte lo mettevo da solo, dipende, insomma. Comunque come illuminante sicuramente molto molto buono, perché è molto chiaro ed è abbastanza coprentino, ma non so se lo ricomprerò, devo essere sincera, perché preferisco un correttore che mi faccia un po' tutte e due le cose, cioè mi copra un po' le occhiaie e mi illumini. Allora, non è proprio una cosa di trucco, ma insomma più o meno ci siamo, è questo top coat della Essence, uno dei tantissimi top coat che fa la Essence, questo qua effetto gel, The Gel Nail Polish Top Coat, e niente, ho dovuto buttarlo anche questo qui, perché dopo un po' questi top coat della Essence praticamente incominciano a fare i fili, cominciano a fare i grumi, cioè anche se magari ce n'è dentro metà o poco meno di metà, vi tocca buttarli perché si addensano, non so come spiegarvelo, si raggrumano, si addensano, vi fanno tutti i grumetti sulle unghie. A me non è capitato così molto spesso con tanti top coat della Essence, e questo appunto non ha fatto diversamente dagli altri, anzi questo qua addirittura forse anche prima della metà è diventato così, quindi non mi è piaciuto tantissimo. Sempre per quanto concerne il make-up, ho finito questa mini, ormai residuo di matitina, di una linea vecchissima che aveva fatto Kiko, delle matite gloss praticamente, si chiamavano glossy qualcosa, non mi ricordo. Era appunto di questo rosino fatto così, che mi ricordo che l'ho voluta tantissimo quando l'ho comprata, perché l'avevo vista usare in un vecchissimo tutorial di Mr. Daniel Makeup, che l'aveva appunto usata questa qua
su tutte le labbra di una delle sue modelle, mi era piaciuta un sacco, dava un effetto bellissimo. Devo dire infatti che era molto molto bello come effetto, mi piaceva tanto, anche questa qui come il gloss di Kiko appunto me lo sono messa nella borsa perché volevo finirla e la davo appunto su tutte le labbra, proprio quasi come se fosse un gloss. Solo che vabbè, dovevi stare un pochino più attenta perché essendo una matita dovevi facevi prima il contorno e poi riempivi le labbra, però dava veramente un bellissimo effetto. Allora, passiamo poi a una cosa che non è propriamente né di trucco né di parrucco, insomma, è una via di mezzo, praticamente è questo coso qui. Che sì, voi direte, cosa ci fanno i prodotti finiti? Perché sì, è finito. Praticamente questo qui è una specie di spazzola insomma, che io compro dai cinesi, che in realtà nei cinesi non è neanche classificata bene come spazzola per il viso, è classificata come spazzola multiuso, insomma, infatti ha un sacco di testine oltre a questa qui, ma io lo compro, costa meno di 5 euro dei cinesi, insomma, lo compro e uso principalmente questa testina qui per appunto perché qui dietro ha un pulsantino che si accende e si spegne e quando si accende la rotellina gira e io lo uso per pulire il viso, appunto. È già la terza o la quarta che ricompro appunto dai cinesi perché costando così poco comunque la compro senza problemi, ma il difetto è che si svampano molto facilmente, nel senso che dopo un paio di mesi che la usate, non so, a un certo punto smettono di funzionare, non so perché. Per il prezzo che ha la trovo molto molto pratica appunto per pulire bene a fondo il viso alla fine della giornata, quando vi struccate, vi pulisce molto molto bene. Vi dico io, ve l'ho già detto tante volte, io ho la pelle abbastanza bella resistente, cioè non è decisamente non è una pelle sensibile, quindi questo mi arrosta proprio leggermente leggermente quando lo uso, ma a me non dà nessun tipo di problema, magari per chi ha la pelle molto, perché comunque ha le testine abbastanza, sì, morbide, ma anche abbastanza durette. Per chi magari ha la pelle particolarmente sensibile non ve lo consiglio perché può essere che vi faccia arrossare molto. E allora, ho finito questo gel d'aloe della Botanica, Daily Botanica, insomma, questo qui che ho anche aperto in due per finirlo meglio. Dall'India, prodotto naturale ayurvedico, questo praticamente me l'aveva dato la Giada perché lei non lo usava più, insomma non ne aveva preso un altro forse, non mi ricordo. Ah no, perché non era convinta degli ingredienti che c'erano dentro perché lei è diventata vegana e non voleva essere, non era sicura che ci fossero dentro ingredienti completamente buoni senza ingredienti animali. A me lì ci sembra abbastanza buono, insomma, però lei per non rischiare ha voluto darlo a me e io sono stata molto contenta perché questo qui mi è piaciuto veramente un sacco. Infatti adesso in particolar modo poi d'estate lo uso tantissimo il gel d'aloe, lo uso come post depilazione, lo uso per le punture di zanzara che qui non ci mancano assolutamente, non ce le facciamo mancare, lo uso poi in particolar modo, io lo uso praticamente qui ai lati della bocca perché spesso mi si, quando mangio cose un po' salate, cose un po' salate in particolar modo, mi si rovinano un pochino gli angoli della bocca qui e io lo uso appunto in quelle occasioni, magari per un paio di giorni me lo tampono e mi aiuta. Lo uso veramente per un sacco di cose il gel d'aloe, quindi ve lo straconsiglio questo qui in particolar modo, quando poi la vedo la Giada le chiedo dove l'ha comprato perché era veramente molto molto buono. Ho finito poi questo mega barattolone di scrub corpo della Aveda che mi aveva regalato la Michela, che è l'altra mia amica, per il mio compleanno se non mi sbaglio. È questo qui, Caribbean Therapy, che praticamente aveva dentro zucchero di canna e il zucchero di canna da matti, si sente veramente da matti, forse lavanda anche, non c'è scritto da nessuna parte. Comunque devo dirvi che non mi è piaciuto, mi spiace che me l'ha regalato la Michela, ma non mi è piaciuto perché era molto 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 oleoso, molto molto molto, e si faceva fatica ad amalgamare un po' la componente granulosa con quella oleosa, quindi non mi ha fatto impazzire, insomma. Ho finito poi questa mousse per il viso che mi aveva dato sempre la Giada per lo stesso discorso per cui mi aveva dato il gel d'aloe, perché non era sicura degli ingredienti che c'erano dentro, ed è appunto di questa linea qui, Natura Effect, non so, appunto un face wash per pelli normali miste. Era di quelli praticamente che aveva la pompetta così che diventava una mousse, non era niente di che, niente di particolarmente trascendentale. Non aveva nessun tipo di odore particolarmente trascendentale, non era neanche tutto questo granché, devo dire. Ho trovato un altro prodottino di trucco che mi ero dimenticata e che era finito dentro a uno di questi prodotti finiti. Praticamente ho finito la matitina per le sopracciglia, sempre di Kiko, un sacco di roba di Kiko questo mese.
che era quella appunto famosissima, adesso non so neanche come fare a farvela vedere perché è talmente piccola, è quella famosissima appunto di Kiko, molto molto sottile, che va che viene venduta col suo temperino. Questa in particolar modo era la 02, lo vedo perché è l'unica cosa che è rimasta praticamente qui vicino alla punta. E come colore andava benissimo, devo dire, mi è piaciuta veramente tanto, anche come durata, insomma, come anche essendo poi così piccola, comunque mi permette bene di disegnare le sopracciglia in modo molto fine, insomma, senza, senza sbavare in giro. L'unica pecca, se vogliamo definirla pecca, è che praticamente essendo così piccola va temperata praticamente tutti i giorni, però insomma ci si può anche passare sopra, almeno io ci posso anche passare sopra, perché comunque è una delle poche matite per sopracciglia che è di un color biondiccio, marroncino, biondiccio, castano, che non abbia dentro del rosso, perché la maggior parte, se non il 90% delle matite per sopracciglia che ho usato io e che ho trovato io in giro per le bionde hanno dentro una componente rossa, non so perché, questa no. Allora, ho finito poi questo prodotto della Geomar, che è praticamente una crema gel effetto urto anticellulite. Non mi ricordo niente di particolare di questa crema, non era male, ma niente di irascendentale. Ho finito uno dei miei amatissimi, perché penso sia già il secondo o il terzo che ricompro, olio illuminante semi di lino per capelli secchi aridi della Bottega Verde. Questo qui ve l'ho già fatto vedere sicuramente un sacco di volte in un sacco di video, insomma. Lo uso molto 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 spesso e lo finisco molto molto spesso perché è buonissimo per lisciare i capelli e per illuminarli, insomma, quindi ha dentro qualche schifezza sicuramente, perché l'avevo controllato l'inci, insomma, non è particolarmente bio, anzi non è per niente bio, però appunto, come vi dico, ha un effetto bellissimo, illuminante e lisciante, veramente potentissimo. Allora, devo buttare, anche se non era proprio finito, ma non lo sopporto più, questo deodorante dei Provenzali, deodorante di ovapo biologico antiodore all'aloe, della nuova linea praticamente che ha fatto i Provenzali all'aloe. Niente, all'inizio, ma proprio per i primi 2-3 utilizzi non mi sembrava malvagio, ma poi dopo un po' ha cominciato a non essere più efficace per niente proprio, quindi sono arrivata a tanto così, dalla fine l'ho dovuto buttare perché niente, non, poi con queste giornate afose qua, figuratevi voi, niente, non resisteva, quindi non mi è piaciuto. Ho finito questo dentifricio della Marvis, il primo che ho comprato, non l'avevo mai comprato, questo qua l'ho preso più che altro perché era piccolino e andava bene da portare in viaggio quando sono andata in Sicilia per portarlo nel bagaglio a mano. Questo qui era il gusto alla ginger mint, adesso vabbè non lo vedrete mai, comunque quello con il packaging grigio e arancio, e devo dire che mi è piaciuto molto, cioè mi piacerebbe provarne degli altri di questi dentifrici qua della Marvis, molto molto buono, rinfrescante e buonissimo anche il sapore, anche se vabbè non è che i dentifrici ce li mangiamo, però vanno in bocca, quindi se anche hanno un buon sapore è meglio ancora. Ho finito questa maschera qui della Omia Laboratoires all'aloe vera anticrespo, questa qui appunto, la maschera per capelli. Non mi ha fatto impazzire, devo dire che finora di tutte quelle che ho provato appunto della Omia Laboratoires, la mia preferita, che so comunque essere la preferita di moltissimi di altre di voi, è quella all'olio di macadamia, se non sbaglio. Sì, ma deve essere quella alla macadamia, quella veramente mi è piaciuta tantissimo, sia come consistenza che come profumazione. Questa non ho visto nessun tipo di effetto anticrespo e devo dire che comunque non mi piaceva neanche tantissimo la consistenza, perché si spezzettava un po' in giro, non so come dirvelo, insomma, non era bella omogenea, bella cremosa, che vabbè, uno ci può anche passare sopra se poi l'effetto finale è buono, però appunto, come vi ho detto, non ci ho visto niente di particolare. Ho finito il mio amatissimo balsamo concentrato attivo della Bioficina Toscana, quello appunto all'olio di oliva bio e alle proteine vegetali del fagiolo baccello, famosissimo appunto questo balsamo, è anche buonissimo, infatti ci ho messo un po' a finirlo perché comunque lo centellinavo e ne bastava comunque pochissimo, ma adesso che l'ho finito, la prossima volta che mi capita lo ricompro molto volentieri perché è veramente molto molto buono. Non ha un profumo buono perché il profumo quasi quasi manco si sente, però l'effetto sui capelli poi alla fine è meraviglioso, cioè ve li lascia morbidissimi. Ho finito questa crema viso prime rughe all'olio di mandorle dolci dell'Erboristica. Io non amo particolarmente il profumo delle mandorle, questo non era neanche tanto invasivo, devo essere sincera,
era abbastanza buona come crema, io lo usavo principalmente come crema notte perché era non ricchissima ma comunque abbastanza ricca, ha delle qualità molto buone perché è vegana, non è testata sugli animali, eccetera eccetera, insomma comunque è appunto una crema agli oli di mandorle dolci, idratazione 24 ore, vitalità e luminosità. Non era malvagia. Ho finito un'altra delle confezioni delle salviettine struccanti di Wycon, che vi ho già detto un paio di volte, se non sbaglio, che a me non fanno impazzire, né come per quanto riguarda il loro potere struccante, né per quanto riguarda il loro odore, non mi piace tantissimo, quindi penso che non le ricomprerò più. Ho finito questo doccia crema 2 in 1 dermoprotettivo con burro di cacao della Fito Relax. Mi piacciono molto i prodotti della Fito Relax, questo qui in particolar modo poi aveva un profumo. Oh mio Dio! Veramente una roba strepitosa e niente, peccato che questi prodotti insomma abbiano dei prezzi un po' altini, però questo mi è piaciuto tantissimo, soprattutto il profumo. Siamo quasi alla fine, ho finito sempre dalla mia officina toscana questo siero viso purificante famosissimo appunto di questi qua per le pelli grasse e impure. Non sono particolarmente costante nell'uso di queste cose, quindi lo usavo abbastanza raramente, non tutti i giorni, e quindi non posso dirvi che abbia visto degli effetti particolarmente wow. È di quelli praticamente che hanno la pompetta così, voi schiacciate qua sul sederino della pompetta, prelevate il prodotto e poi ve lo mettete sul viso. Appunto vi dico, io non ho particolare costanza nell'uso di queste cose, quindi magari può essere che se l'aveste usato veramente tutti i giorni, magari anche più volte al giorno, avrei visto dei risultati maggiori. Usandolo così un po' non ho visto particolari risultati. L'ultima cosa che vi faccio vedere è un prodotto per i capelli ed è praticamente questa qui, che adesso devo svolgere perché l'avevo fatta su tutta, ed è la Fito 7, non so se... eccola qua, sì, la Fito 7, che è la sorellina della Fito 9, ovvero quella crema idratante per capelli che appunto è fatta con estratti di piante, eccetera, eccetera. Anche questa qui comunque... non era malvagio perché comunque si vedeva un pochino il capello un pochino più rinvigorito, rimpolpato quando la mettevi, però non la usavo molto costantemente, quindi non ho visto anche per questa non ho visto risultati così eclatanti. Mi piacerebbe provare però la Fito 9, dicono che è anche più buona, che è molto più buona di questa. Ok, abbiamo finito, erano un sacco di cose, perdonatemi, magari ho anche parlato a macchinetta, anzi senza il magari. Vado perché mi sto veramente sciogliendo, c'è la finestra chiusa col sole che mi batte addosso e mi sto sciogliendo. E niente, ci vediamo quindi al prossimo video e vi mando un sacco di baci. Ciao! Secondo round di saldi. Vi lascio qua da qualche parte poi il link del precedente video dei saldi. E questo round però è molto più consistente. Infatti ho tutta questa...